Ragazzi, finalmente lo possiamo dire. Siamo arrivati nel 2021, è finito il 2020, è finito! Ce l'abbiamo fatta! Anche se devo dire la verità, ieri ero un po' preoccupato, eh. Mancava qualche minuto la mezzanotte e ho detto: Sergio, non dire quella frase, porta malissimo non la dire. Infatti non l'ho detta, però poi mi sono rilassato un pochettino, stavo con la famiglia, con i miei figli, volevamo brindare anche noi, mi sono un po' rilassato e l'ho detta. Cioè, mi è proprio scappata alta voce, l'ho detta volta. Cos'altro potrà succedere in questo 2020? Ragazzi, non l'avessi mai detto. Da quel momento poi ho iniziato a sentire dei botti infiniti. Boh! Patapò! Ma che? Ma è una guerra! Lo sapevo! Devo sta zitto, fammi cazzi mio, perché ho detto la frase perché? Questa è una guerra, ci stanno conquistando! Sono i tedeschi, la Germania, eh! Finalmente ha preso coraggio, ci sta conquistando, avrà pensato. Invece di tutti questi soldi per Recovery Fund, conquistiamo direttamente, almeno risparmiamo un sacco di soldi, no? Avranno fatto come a Risiko, no? Hanno scambiato una combinata e ci stanno conquistando, anche perché diciamo, vedete ragazzi, per conquistare l'Italia bastano due garammatini, cioè con un dado solo la conquisti facilmente. Ho detto, fammi cercare gli aerei tedeschi, mi sono affacciato, non c'era neanche un aereo, un carammato, un soldato. Ho detto, scusa, ma da dove vengono questi botti? Poi mi affaccio meglio dal balcone e davanti a casa vedo il vicino proprio posseduto, proprio incazzato che stava a tirare di tutto, rowdy, bomba a mano, trick e track, la lavatrice, la moglie, la suocera, i figli. Ho detto fermate, anche il cane mio si sta a cagare sotto, fermati, se fa un casino, lui tutto posseduto, no, dobbiamo esorcizzare questo 2020, basta, perché è colpa dei cinesi, dobbiamo danneggiare anche i cinesi, è colpa loro. Però guarda bene dove ho comprato tutti questi botti, eh? C'è scritto Made in China, sempre a loro gli sta dando tutti questi soldi. E lui, giusto, poi ho detto, scusa, ma dove hai preso tutti questi soldi? Scusa, avrei speso almeno 600 euro per tutti questi botti, ma dove hai preso? Lui mi guarda e fa, ma i soldi non sono miei, i soldi sono dell'INPS, sono i 600 euro dell'INPS. Come? Sono sempre soldi italiani, cioè sta prendendo i soldi italiani, sta dando comunque ai cinesi, cioè sempre a loro stai aiutando. Poi mi affaccio bene e tutti stavano tirando un sacco di botti, una guerra a Roma, cioè, sembrava che sta in mezzo a Beirut, ragazzi, una cosa incredibile. Infatti stamattina leggo il giornale, ho visto che ci sono stati un sacco di danni, proprio mai così tanti botti negli ultimi anni, ma in tutta Italia, dal nord al sud, un sacco di feriti, addirittura un bambino morto, di tutto e più, perché giustamente noi italiani abbiamo pensato: come possiamo cominciare al meglio questo 2021? D'altronde i nostri ospedali, i nostri medici, infermieri, non è che sono stressati, non c'hanno un cazzo da fare. Giustamente, diamogli qualche ferito per i botti di Capodanno. Ragazzi, buon inizio di questo 2021. Ce la faremo.